Un fischio per partire e il viaggio è servito. Ma cosa c'è dietro l'onomatopeico ciuff ciuff dei treni? Dall'idea romantica e affascinante dello sferragliare dei convogli ferroviari sulle rotaie al più pragmatico pendolarismo moderno di locomotive e carrozze che si spostano da una stazione all'altra, il significato del viaggio in treno sulla strada ferrata, dall'intramontabile fascino, può essere declinato in varie accezioni e tra queste c'è anche quella, puramente tecnica, legata alla gestione e al coordinamento dei treni sulle linee ferroviarie che intersecano rotte differenti. Esattamente quello che avviene nella sala operativa e nell'apparato centrale computerizzato di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, la società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS Italiane, che ha investito oltre 30 milioni di euro per la loro attivazione nel 2018 nei locali della stazione ferroviaria di Pescara Centrale. Sergio Di Giustino, responsabile della sala operativa di Pescara per RFI. Noi siamo abituati a salire su un treno, sederci, viaggiare, arrivare a destinazione. Ma cosa accade quando parte un treno? Dietro il treno c'è un lavoro complesso che è fatto di uomini e tecnologie. E tutto il lavoro viene svolto all'interno di questa sala di circolazione. È una sala nella quale noi gestiamo la circolazione di circa 700 km di linee, articolate sulla la linea adriatica da Rimini fino a Termoli e 5 linee regionali, cui si aggiunge anche la linea storica sul Mona Carpinone utilizzata da Fondazione FS per i treni storici. Di questi 700 chilometri il 99% è gestito in telecomando, cioè da remoto. Qui c'è un operatore che gestisce il treno stazione per stazione accompagnandolo da origine a destino. Fino ad un passato ormai neanche più troppo recente avevamo la necessità di presenziare materialmente ciascuna località di servizio con il cavo stazione. In caso di guasti, appunto di anomalie, cos'è che avviene? Intanto bisogna distinguere la natura del guasto, se è un guasto infrastruttura per il quale va richiesto immediatamente l'intervento del personale reperibile della manutenzione o se sono eventi esterni come un terremoto, un maremoto come c'è stato recentemente a seguito del terremoto in Turchia o purtroppo, come talvolta accade, in quanto si verifichino dei suicidi all'interno delle stazioni o lungo linea. In relazione alla natura del guasto si attiva immediatamente un centro operativo territoriale per coordinare l'emergenza, si richiede l'intervento di tutte le organizzazioni esterne coinvolte, Protezione Civile, 118, Forze dell'Ordine, Polizia Ferroviaria, soprattutto va gestita in tempo reale la circolazione dei treni che momentaneamente viene ad essere sospesa per effetto del guasto in atto. Alessandra Giglio, direttrice della circolazione Bari-Ancona per RFI, cosa succede quando c'è un'emergenza che può essere per esempio legata a quella dei terremoti? Recentemente effettivamente abbiamo avuto più di un terremoto, qui la gestione del terremoto è seguita attraverso un applicativo di cui è dotata la sala che è collegato con l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia e individua già le aree coinvolte e quindi le aree che sono individuate con una segnalazione rossa sono aree in cui i treni verranno sicuramente fermati. L'area gialla invece fa sì che i treni vengano rallentati. Vengono coinvolte le squadre manutentive che andranno poi sul posto, sull'infrastruttura, per controllare le opere d'arte, cioè i ponti e ponticelli che sono distribuiti lungo l'infrastruttura. Da qui noi gestiamo le informazioni al pubblico in tutte le stazioni e le fermate, la clientela viene informata in tempo reale dei ritardi e di tutto ciò che interessa alla linea in quel momento. Altra questione è anche quella del piano neve che poi un po' si aggancia anche alla gestione delle emergenze. Noi siamo ogni giorno in attesa di avere informazioni dai bollettini diramati dalla Protezione Civile, allorquando è previsto per le successive ore una nevicata e quindi accumuli di neve che possono perturbare la circolazione, possiamo attivare un centro operativo territoriale che corrisponde poi anche a una task force che viene istituita nella sala operativa nazionale e riproporre, diciamo, anche una riduzione del traffico a seconda di quelle che sono le previsioni.